Wallahi, che se la gente temesse davvero Allah subhanahu wa ta'ala, allora si farebbe di tutto pur di non perdere una singola preghiera. Se la gente si rendesse conto del suo castigo, allora passerebbe la voglia di rubare, anche un solo centesimo. Se si temesse realmente Allah, come lui ha ordinato di fare nel Corano, la gente non si sognerebbe nemmeno di tradire suo marito o sua moglie. Non maltratterebbe mai i genitori, né risponderebbe loro in modo sgarbato. Nessuno torcerebbe un capello ad un bambino o ad un anziano. Non si farebbe del male ad una singola mosca, né ad un albero. Però purtroppo pochissima gente al giorno d'oggi ha compreso l'importanza di questo nostro dovere verso Allah subhanahu wa ta'ala. Per farvi comprendere meglio ciò, voglio anche citarvi una storia realmente accaduta, che sentì pochi giorni fa da uno sheikh. Per farla breve, un gruppo di donne musulmane con il velo, coperte, con abiti scuri, grossi e senza profumo, erano in viaggio verso l'Europa ed erano sedute vicino al sedile di un uomo musulmano. Ad un certo punto, quest'ultimo ha raccontato che si sono alzate una alla volta, recandosi verso il bagno. L'uomo dentro di sé pensò, mashallah, che vanno a fare abluzione per poi fare qualche rakat. Pochi minuti più tardi, subhanallah, escono con abiti diversi, senza velo, vestiti aderenti, scollati e smanicati, jeans, trucco. Insomma, in pochi secondi avevano gettato la loro identità da musulmane. E questa storia è la prova che chi non ha timore di Allah non ha alcun timore a trasgredire agli obblighi a cui è soggetto.